Il primo avvistamento di UFO risale al 12.000 a.C. Da allora, persone di tutto il mondo hanno dichiarato di aver visto dischi volanti e di essere stati rapiti da esseri spaventosi. Molti ritenevano che questi resoconti fossero inventati, ma negli anni Ottanta ha cominciato a circolare un documento misterioso, il libro Blue Planet Project. Al suo interno è descritto un complotto del governo per nascondere le visite degli alieni e un piano di cooperazione con le razze extraterrestri. Ci sono progetti ai quali gli umani e gli extraterrestri stanno collaborando. Alcuni credono che tra le sue pagine si trovi la guida definitiva sugli alieni. Si tratta della Bibbia dei complotti riguardanti gli UFO. C'è da avere paura. Seguiteci e i segreti di Blue Planet Project vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Blue Planet Project cataloga 160 diverse specie aliene, oltre a tecnologie, esperimenti e basi sotterranee. Si tratta di un gigantesco complotto messo in atto dal governo. Se Blue Planet Project fosse autentico, la nostra concezione dell'universo cambierebbe. Non ne saremmo più al centro. E se Blue Planet Project fosse davvero autentico? Se il governo ci avesse davvero nascosto le informazioni sugli alieni, quando avrebbe iniziato a farlo? 16 luglio 1945. 35 miglia a sud di Socorro, New Mexico. Poco prima delle 5:30 del mattino, una gigantesca esplosione fa tremare tutto il sud-est degli Stati Uniti. L'esplosione ha un diametro di 2 miglia e si estende per 5 miglia di territorio desertico. Si tratta del famoso test nucleare Trinity. È l'inizio dell'era atomica. Progetti come il Trinity e naturalmente le bombe di Hiroshima e Nagasaki hanno avuto un impatto gigantesco sul mondo intero. Queste esplosioni sono state così potenti che chiunque si trovasse in prossimità del nostro pianeta o lo stesse osservando da lontano deve averle notate. Dagli anni 40, quando sono stati eseguiti i primi test nucleari, gli UFO hanno iniziato ad apparire sulla Terra, interessati al tipo di energia da noi generata. 8 luglio 1947. Quasi 2 anni dopo il test Trinity, a soli 150 miglia dal sito in cui era stato effettuato, ha luogo uno dei più noti eventi ufologi della storia. Perché gli alieni sono andati a Roswell? Guardate di cosa si occupava la base militare di Roswell. C'erano i bombardieri B-29 che avevano sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Era il primo deposito di armi nucleari della storia. È possibile che il calore emanato dalle esplosioni abbia segnalato agli alieni l'avanzamento tecnologico dell'umanità? Questi alieni non ci stavano cercando. Siamo stati noi ad attirarli usando le bombe atomiche. Saremo responsabili di quello che ci accadrà in futuro. Il collegamento tra l'uso delle armi atomiche e il primo contatto fu ipotizzato soltanto quando il documento Blue Planet Project venne alla luce più di 30 anni dopo. Il documento rivela la verità dietro agli esperimenti segreti, ai rapimenti e alla fondazione di città aliene sotterranee costruite senza che l'opinione pubblica ne fosse al corrente. Blue Planet Project è una raccolta di annotazioni scritte da qualcuno che conosceva bene i dettagli della collaborazione tra umani e alieni. Si tratta del Sacro Graal o della Bibbia dei complotti legati agli UFO. Alcuni esperti di UFO ritengono sia stato scritto dallo scienziato Jefferson Sousa, coinvolto in progetti governativi top secret. La sua posizione gli permetteva di avere accesso a ogni genere di segreti militari. Ha messo in questo documento tutto quello che sapeva. 160 specie di alieni che hanno visitato la Terra, i motivi per cui mutilano il nostro bestiame, perché rapiscono gli umani. Ma Sousa non è mai stato rintracciato. Nessuno è mai riuscito a parlarci, a verificare la sua esistenza, il fatto che abbia mai lavorato per l'esercito. Non sono mai emerse informazioni su di lui.
Si sente spesso di persone che decidono di rivelare i dettagli di operazioni segrete riguardanti gli UFO e poi spariscono all'improvviso. Non se ne sa più niente. Non ne puoi parlare. E se lo fai, ti uccidono. È ciò che è accaduto allo scienziato che ha scritto Blue Planet Project, che faceva parte di questo comitato segreto. Nessuno può negare che questo documento contiene un messaggio spaventoso che, se confermato, cambierebbe il futuro dell'umanità. Un UFO si è schiantato a Roswell nel 1947. Abbiamo recuperato i corpi degli alieni, la loro tecnologia e un essere extraterrestre ancora vivo. Cosa ne è stato? Al termine della Seconda Guerra Mondiale, il presidente Truman decise di nascondere la questione aliena firmando il National Security Act, un blocco dell'informazione ancora in vigore. Dossier segreto, il governo ombra. Il governo degli Stati Uniti non possiede prove dell'esistenza di forme di vita extraterrestri e di eventuali loro contatti con componenti della razza umana. Nessuna informazione sull'argomento è mai stata tenuta nascosta all'opinione pubblica. È stata nascosta la verità riguardo all'esistenza degli alieni, la nostra collaborazione con loro e i nostri studi sulla loro tecnologia. Sono cose di cui non si è mai parlato. Si è sempre negato, negato, negato. Secondo Blue Planet Project, il governo degli Stati Uniti ha messo in atto la più grande copertura della storia, cercando allo stesso tempo di studiare la tecnologia e le armi di questi strani esseri. Ma per farlo aveva bisogno di aiuto. Blue Planet Project denuncia l'esistenza di una serie di agenzie segrete che si occupano della questione aliena, gestendo i contatti con le specie extraterrestri che visitano la Terra. Per la prima volta nella storia, Blue Planet Project rivela il nome di queste agenzie. Project Red Light, l'organizzazione militare che si occupa di recuperare e testare i dischi volanti. Blue Team, la squadra incaricata del recupero delle forme di vita aliena. E Project Delta, la task force conosciuta comunemente come Men in Black. Ma nessuna di queste agenzie è importante quanto quella che le controlla tutte, il famoso Magic Group, anche conosciuto come MJ-12. Credo che la Majestic 12 sia l'agenzia che più di ogni altra è responsabile della copertura sulla questione degli UFO. L'MJ-12 si è formato da una costola della National Security Organization come strumento per gestire i rapporti con gli extraterrestri o interdimensionali. L'intenzione era di formare una commissione che interagisse con queste creature e prendesse le decisioni al riguardo. Il rapporto tra alieni e umani nelle mani di 12 persone, se è vero, è spaventoso. Secondo l'autore di Blue Planet Project, l'MJ-12 è stato composto da scienziati, militari e ufficiali governativi, inclusi luminari come l'ex segretario della difesa James Forrestal. Se il documento si rivelasse autentico, questo gruppo di persone avrebbe nascosto al mondo la verità sugli alieni, praticando un'opera di depistaggio che prosegue ancora oggi. Gli esperti di ufologia hanno accusato l'MJ-12 di una serie di operazioni, dall'insabbiamento della vicenda Roswell a una serie di omicidi, sparizioni e cosiddetti incidenti capitati a persone considerate minacce per la sicurezza nazionale, a volte membri stessi della commissione. I principali esperti di UFO puntano il dito sull'ex segretario della difesa James Forrestal. I rapporti confermano che il presidente Truman in persona chiese le dimissioni di Forrestal quando quest'ultimo criticò il depistaggio sulla questione aliena. La mattina del 22 maggio del 1949, James Forrestal fu ritrovato morto dopo essere precipitato inspiegabilmente dal 16° piano di un ospedale. Il rapporto ufficiale definisce la vicenda come un incidente. Fino ad oggi, il governo aveva sempre negato l'esistenza dell'MJ-12, ma due documenti emersi di recente hanno rivelato che il complotto esiste davvero. Finalmente sono state trovate le prove dell'esistenza di queste agenzie segrete e del fatto che svolgono il ruolo per cui sono state fondate: mantenere il segreto totale sulla questione degli UFO. Non è questione di crederci o meno. Le prove sono qui e sono prove che reggerebbero in un'aula di tribunale. Ma l'informazione più sconvolgente contenuta in questi documenti
suggerisce una possibilità inimmaginabile. Negli anni 40 emersero dei rapporti che parlavano di atterraggi autorizzati di apparecchi extraterrestri nelle nostre basi e di trattati stipulati dal nostro governo con le nazioni aliene in cambio dell'accesso alla loro tecnologia. Il motivo per cui sono convinto che abbiamo avuto degli scambi con queste specie aliene è che durante quel periodo la nostra industria è letteralmente decollata, e mi riferisco al 45 e al 47. Molti dicono è stato a causa della guerra, ma qui parliamo di tecnologie che prima non esistevano. Come può essere accaduto? Questi extraterrestri ci hanno dato accesso alla loro tecnologia, ma cosa gli abbiamo dato in cambio? Tra poco scopriremo cosa abbiamo offerto agli alieni in cambio della loro tecnologia. Qual è stato l'accordo? A chi appartiene davvero la base? E scopriremo chi o cosa si cela dietro a tutto questo. Testa rotonda, priva di capelli. Vengono a rapirti di notte. Non perdetevi Alieni in nuove rivelazioni. I più grandi segreti del pianeta. Da dove provengono? E cosa vogliono? Più di 20 anni fa, un documento ha iniziato a circolare all'interno della comunità degli ufologi. Si afferma che gli alieni vivono segretamente sul nostro pianeta. Il documento è conosciuto come Blue Planet Project e cataloga più di 150 specie di alieni che hanno visitato o visitano abitualmente il nostro pianeta. Cosa ancora più spaventosa, il documento descrive dettagliatamente tutte queste razze. È come se l'autore le avesse esaminate in prima persona. Blue Planet Project cita oltre 150 specie aliene che hanno visitato la Terra. Tra loro ci sono i grigi, i nordici e i reptoidi. Anche sulla Terra abbiamo diverse specie di animali e l'umanità stessa è divisa in razze. Molti di coloro che sono stati rapiti hanno descritto la tipologia di alieni che conosciamo come i grigi. Esseri dalle braccia sottili, alti un metro circa, con teste rotonde e occhi a mandorla completamente neri. Ma la cosa più importante è che le descrizioni sono tutte molto simili tra di loro. Quello che accade dopo cambia a seconda dei resoconti. A volte compiono esperimenti traumatici, altre volte si limitano a farti fare un giro intorno alla Terra nella loro astronave. Questi sono i racconti più frequenti. Tra le specie catalogate nel documento ci sono anche gli alieni subacquei, chiamati rigeliani, e i reptoidi. Blue Planet Project li descrive come creature pericolose che necessitano di sangue umano per sopravvivere. Secondo il documento, non tutte le specie vogliono la distruzione dell'umanità. Ad esempio, i nordici, una razza di umanoidi molto alti di statura, sono creature amichevoli che hanno a cuore la salvezza degli umani. Tuttavia, la varietà di specie descritte nel documento ci porta a chiederci quante altre creature extraterrestri ci sono ancora sconosciute. Blue Planet Project non si limita a dirci cosa nascondono queste creature, ma anche dove si trovano. Dossier segreto, la base di Dulce. Nei pressi di Dulce, nel New Mexico, si trova una grande base sotterranea, naturalmente segreta, costruita su un numero di livelli sconosciuto. Se gli esperti hanno ragione, sotto la riserva indiana Jicarilla Apache c'è un'intera città costruita perché gli extraterrestri possano agire all'oscuro dell'opinione pubblica, ma a fianco del governo americano. Ci sono stato. Quando ero da quelle parti ho visitato gli Apache e Jicarilla e tutti mi hanno raccontato delle storie inquietanti. Apparizioni di oggetti volanti luminosi e strane creature che vagano per la foresta di notte. È chiaro che da quelle parti sta accadendo qualcosa. Profonda a ben 7 livelli e abitata da più di 18.000 creature aliene, questa base è teatro di incredibili esperimenti, tra cui la creazione di creature per metà umane e per metà rettili. Più si va in profondità e più le attività sono segrete. In alcuni di questi livelli, le ricerche sono più subordinate alle esigenze aliene che a quelle umane. Si sente parlare di esperimenti davvero molto inquietanti. Vasche piene di organi umani in cui queste creature si immergono abitualmente per assimilare sostanze nutrienti attraverso la loro pelle, sale in cui gli embrioni di questi esseri vengono riprodotti, fecondati e fatti crescere in vitro. Com'è possibile che tutto questo avvenga in una base sulla Terra?
Secondo Blue Planet Project, l'accordo tra l'esercito americano e le razze aliene include esperimenti sul controllo della mente umana, test genetici e la conservazione criogenica di umanoidi. Le conseguenze di tutto questo dipendono dai dettagli di questo patto tra il nostro esercito e gli extraterrestri. Che cosa comporta l'accordo? A chi appartiene davvero la base? E che peso abbiamo avuto nella trattativa? Come tutto ciò sia accaduto ci è ignoto. L'unica cosa che sappiamo è che è accaduto davvero. Gli abbiamo concesso di rapire una certa percentuale della nostra popolazione per effettuare esperimenti e ricerche mediche. Ma gli alieni hanno violato il patto, iniziando a rapire molte più persone di quanto era stato previsto. I resoconti degli esperimenti parlano di torture e momenti di terrore indescrivibile. Stiamo parlando di esseri umani che sono stati rapiti. Se Blue Planet Project dice il vero, i prossimi potremmo essere noi o componenti delle nostre famiglie. Ma a cosa servono questi esperimenti? Blue Planet Project fornisce una risposta inquietante. L'autore di Blue Planet Project spiega che questi esperimenti hanno diversi scopi, il più importante dei quali è la riproduzione. Gli alieni ci rapiscono e svolgono esperimenti di ibridazione tra specie. Perché far riprodurre un umano con un alieno? L'unica risposta che mi viene in mente è la stessa che fornisce il libro. Stanno cercando di far sopravvivere la loro specie. Blue Planet Project descrive rapimenti e terribili esperimenti su esseri umani. Ma la cosa più spaventosa è il destino che subirà l'umanità quando gli alieni avranno finito le loro ricerche. Pensiamo alla questione da un punto di vista logico. Questi esseri altamente intelligenti si sono chiesti qual è il modo migliore per occupare il pianeta Terra, qual è la specie da eliminare definitivamente? Gli esseri umani. Se Blue Planet Project dice il vero, sta per accadere qualcosa di epocale e il nostro governo deve divulgare ciò che sa. Blue Planet Project, una guida su come sopravvivere all'attacco alieno. Potrebbe contenere le informazioni per salvarci, ma soltanto se ci credete. Avete visto Alieni, nuove rivelazioni, i più grandi segreti del pianeta Terra.